Matteo Sellers, al secolo Matteo Venditori, non è un commerciante ma un corpulento portiere di calcio nipponico. È un incrocio tra Majin Buu e Snorlax o tra Midori e Yogina. Il sempre sviluppato senso di moderazione e realtà dei disegnatori del Sollevante ha regalato al Matteone nazionale proporzioni ciclopiche, roba che Ulisse ha levati proprio. Teo è il portiere della Norfolk ed è famoso perché la porta la occupa tutta e para solitamente de panza con il pallone che affonda nel ventre, ma sa anche muoversi agilmente sopportando pazientemente il body shaming di Tom Baker, che sì è quello buono, ma quando vuole essere acido ci riesce. Abbiamo sempre fatto i tiri in porta frontalmente, ma il pallone è diretto da un lato e quel grassone non ce la farà a muoversi velocemente per pararlo. Grassone, dai Tom, per favore. Comunque, tutti evidenziano le proporzioni non propriamente febiche di Sellers dal telecronista. Nonostante la sua mole, Sellers in tuffo riesce ad agganciare il pallone. Fino ad arrivare a Patty. Oltre ad essere grande, grosso e pesante, è anche molto agile e veloce quel portiere, accidenti. Telecronista che poi la fa un filino fuori dal vaso. Ora possiamo affermare senza tema di smentite che Theo Sellers è anche più bravo di Benji Price. Sì, meglio di Benji. Infatti, appena detto questo, Theo prende una caterva di gol. Del resto, può un catamarano del genere vincere contro quella gazzella leggiadra di Holly, che pure è il protagonista? Naturalmente no. Infatti, prende prima un gol dall'Oliviero e poi viene infilato da chiunque, compreso Johnny Mason, che candidamente ammette: persino io sono riuscita a segnare un gol. Quel portiere non vale assolutamente niente. Cioè, per la serie, seppure io che sono un'anatra zoppa ho segnato, caro Matteo Venditori, vatti a nascondere. E allora il Teone va fuori di melone e decide non solo di fare la rima, ma anche che la cosa più pratica da fare è staccare la gamba a un Holly che squinzio sta per tirare in porta per realizzare l'ennesima rete. Un piano un filino rude, ma considerando quanto sta simpatico Holly agli spettatori, tutti noi un pochetto ci abbiamo sperato. E allora che fa il Matteo? Organizza il doppio maglio perforante di gigghiana memoria e si abbatte su Holly per trasformarlo in un hamburger. Ora ti stacco quella maledetta gamba! L'Oliviero allora si ricorda di essere un cartone animato e si libra nell'aereo in uno sberluseghio luminoso e lascia che il colosso di Rodi in salsa di soia conficchi direttamente le mani nel terreno, dissodandolo e preparandolo per piantare i cocomeri da cui, come noto, nascono i campi di Holly e Benji. E Holly, realizzata l'ennesima rete, gli fa pure la predica. Se avessi usato la stessa forza per cercare di prendere il pallone, probabilmente ci saresti riuscito. Mentre Theo sfoggia una perfetta conoscenza dei participi passati. Quello che conta è che ho perduto. Perduto, meraviglioso. Tutti noi avremmo detto perso, ma il Matthew dimostra di avere un cuore di poeta, oltre che poca memoria, visto che l'anno dopo farà la predica circa il modo di giocare del violentissimo Ralph Peterson, soprannominandolo... Che lo abbiamo soprannominato lo spezzagambe. Sì, ama te. E tu che volevi fare, Oliviero? Dai, su.